Ecco qua. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie della vostra partecipazione. Questa conferenza inaugura la terza fase, e poi spieghiamo di cosa si tratta, della consultazione pubblica sulle riforme. Come vedete anche da questo tavolo, questa è un'iniziativa che ha coinvolto in maniera corale non solo il governo, ma anche parti importanti della pubblica amministrazione. Quindi è un'iniziativa che si presenta come un vero e proprio gioco di squadra, e di questo siamo molto orgogliosi, perché ogni volta che il governo e pezzi importanti dello Stato collaborano, si fa sistema e le cose in questo Paese si fanno molto bene. Io vorrei ringraziare in primo luogo i ragazzi del mio staff che hanno lavorato a questa iniziativa, Lorenzo Benussi, Donatella Soldi e Daniel Lanfrei, che sono insomma quelli che non solo l'hanno ideata, ma hanno lavorato per tanto tempo per renderla un'iniziativa forte e inattaccabile. Non è facile, perché in questo caso bisogna avere sia competenze, diciamo così, tra virgolette, di politica, sia competenze tecniche legate al mezzo attraverso cui questa iniziativa viaggia, e cioè la rete. E poi, permettetemi, un ringraziamento particolare a quanti hanno collaborato col Ministero. Innanzitutto il professor Ministro Profumo, che è alla testa, diciamo, di questo comitato di garanti e che garantisce appunto sulla serietà di questa iniziativa. Presiede il comitato scientifico al quale partecipano anche l'Istat e la Fondazione Aref con propri rappresentanti. Vorrei ringraziare alcuni colleghi del governo, senza dei quali questa iniziativa non sarebbe stata possibile, in particolare il ministro D'Alia e Carlo Flammant, che ha coinvolto in questa iniziativa la pubblica amministrazione. Vorrei ringraziare il ministro Carrozza, vi verrà detto per quale motivo questa iniziativa proprio in questi giorni entrerà nelle scuole e nelle università. Vorrei ringraziare infine e in modo particolare il sottosegretario Legnini e tutto il Dipartimento dell'Editoria qui presente, che ha svolto in un tempo da record un lavoro importante per permetterci di presentare lo spot della consultazione che da domani andrà in onda su tutte le reti RAI. Altri ringraziamenti al presidente Sarmi per lo stretto collegamento che abbiamo avuto con Poste Italiane e alla Fondazione Mondo Digitale, ai centri anziani convenzionati con loro, che hanno condotto un'azione di alfabetizzazione digitale che spiegheremo successivamente e che ha messo in collegamento attraverso la rete generazioni differenti, nipoti e nonni, e grazie anche a Nuvol, che ha realizzato la piattaforma che ospita il nostro sito. Infine, un ringraziamento ai ragazzi di Italia Camp, che saranno i protagonisti di questa terza fase. Io do in questo primo intervento dei numeri essenziali. Come vedrete, negli interventi che seguiranno, iniziando da quello del professor Profumo, questi numeri saranno molto più dettagliati. Noi abbiamo iniziato questa consultazione l'8 luglio. Da allora abbiamo raccolto circa 50.000 questionari completati, con 1 milione di pagine visualizzate. Tenete conto che la consultazione pubblica che ha avuto il maggior successo finora, che si è conclusa nel nostro Paese,
è quella sul valore legale del titolo di studio che è stata promossa dal professor Profumo quando era ministro della pubblica istruzione e raccolse 35.000 risposte. Continua questo trend, il nostro obiettivo è quello di superare i 100.000 questionari, su queste materie noi avremo fatto la consultazione pubblica che si concluderà l'8 ottobre, più diciamo, partecipata non soltanto nel nostro Paese ma in Europa. Questi sono gli elementi di soddisfazione. Vorrei dire che tutto ciò è avvenuto garantendo tre aspetti. Uno, la trasparenza dell'iniziativa. Due, la fissazione di regole precise. Tre, la individuazione di garanzie sia per gli utenti sia per coloro i quali poi dovranno conoscere i risultati. E noi riteniamo che queste tre caratteristiche, trasparenza, regole e garanzie, sono le tre caratteristiche che possono portare la rete e il web a favorire effettivamente la partecipazione e quindi ad integrare e migliorare la democrazia in questo Paese. Se invece c'è un utilizzo della rete, a prescindere da trasparenza, regole e garanzie, la rete serve a riscrivere un capitolo nuovo di quella legge ferrea delle oligarchie che nelle differenti fasi della democrazia ha puntato sempre sul controllo opaco di uno strumento che in realtà è rimasto nelle mani di pochi. Anche con la rete c'è questo rischio e dunque attraverso questa iniziativa pionieristica abbiamo anche cercato di indicare una strada per la quale questo strumento possa integrare sia in senso quantitativo che in senso qualitativo la democrazia rappresentativa nel nostro Paese e possa farlo veramente. Ecco, l'ultimo aspetto che vorrei toccare è quello della fase che oggi si apre e anche su questo ci saranno degli interventi successivamente che in qualche modo integreranno quanto dico. La prima fase è stata quella di un questionario molto semplice, quasi immediato e che evidentemente rassomigliava quasi ad un sondaggio. La seconda fase è stata una fase di approfondimento ulteriore, per cui non è bastata una mera indicazione, ma evidentemente si è chiesto a chi ha partecipato una elaborazione ulteriore del proprio pensiero. Ecco, la terza fase invece è quella nella quale noi speriamo di poter avere, anzi puntiamo ad avere, una partecipazione più che quantitativa, qualitativa. Selezionando degli stakeholders sia nella pubblica amministrazione sia nel mondo della scuola e dell'università sia nel mondo delle professioni e chiedendo evidentemente dei contributi ulteriori. Questo è quello che dovrebbe portarci nel nostro auspicio l'8 settembre ad avere un prodotto che non andrà a letto come una competizione, cioè non andrà a letto con i criteri con i quali appunto si selezionano i finalisti del Festival di Sanremo, ma che invece potrà far comprendere quanta mobilitazione c'è stata intorno al tema delle riforme e quali sono state le idee che da questa mobilitazione sono emerse. Accanto al lavoro parallelo che stiamo portando avanti con il cosiddetto Comitato degli Esperti nominato dal Presidente Letta, e che terminerà i suoi lavori a metà settembre, noi vorremmo portare questi due prodotti, da una parte appunto un prodotto che viene da esperti e da, tra virgolette, cultori della materia, dall'altra invece un prodotto che ha interrogato direttamente il Paese attraverso la rete, vorremmo portare, anzi porteremo questi due prodotti a conoscenza del Paese innanzitutto e poi del Parlamento. Perché nella sua sovranità
e nella sua libertà possa affrontare nel modo migliore il dibattito e poi appunto la fase decisionale intorno a questo tema che, come voi sapete, ha una gestione trentennale. Ecco, questi sono gli elementi di fondo che volevo dare. Do subito la parola al Presidente Profumo, anzi prima di dargli la parola guardiamo insieme lo spot che è stato realizzato dal Dipartimento dell'Editoria e che da domani andrà sulle reti RAI. Francesco, a te la parola. Sì, grazie Ministro. Io vorrei partire proprio da questo processo partecipativo. Voi sapete che il nostro Paese è partito un po' in ritardo rispetto ad altri, ma negli ultimi anni ha avviato un processo virtuoso da questo punto di vista e che ci ha consentito di recuperare molti dei ritardi che erano stati messi in atto. Qualcuno di voi ricorda la prima consultazione, quella sul valore legale del titolo di studio, a cui sono seguite altre sull'agenda digitale, sui principi generali di Internet, su Horizon 2020, e c'è stato un crescendo di attenzione. Quello che noi avevamo però in mente era che questo diventasse uno strumento stabile in alcune delle opportunità di consultazione del prossimo futuro. E quindi in questa fase sono stati messi in atto alcuni strumenti che, lasciatemi dire, sono stati ingegnerizzati e quindi potranno essere utilizzati anche nel futuro. Naturalmente gli strumenti sono importanti, ma è importante anche avere una forma di garanzia. E allora il Ministro ha individuato questa forma di garanzia attraverso un comitato scientifico, di cui io sono molto onorato di far parte, ma devo in particolare ringraziare le altre due persone che ne fanno parte, anche per il loro ruolo e il ruolo degli enti e delle associazioni che loro rappresentano. In primis Emanuele Baldacci, capo dipartimento di Istat, che ci ha consentito di avviare questo processo dal punto di vista di una scientificità molto alta, sia nella formulazione delle domande, sia nella presentazione delle domande. Non so se avete avuto modo di confrontarvi con il sistema di consultazione e avrete visto come è stata data una grandissima attenzione alla relazione con l'utente. E in secondo a Luca De Biase, presidente della Fondazione Aref, che si concentra soprattutto sulla partecipazione e sulla qualità dell'informazione. Il risultato di questo che cosa sarà? Saranno una quantità enorme di dati che dovremo essere in grado di sintetizzare e dovremo essere in grado anche di analizzare con strumenti scientifici. Ecco, questa sarà l'attività successiva di Istat che diventerà un patrimonio del nostro Paese. I numeri ad oggi, come diceva il Ministro, sono circa 50.000 i questionari che sono stati chiusi, ma sono 100.000 quelli che sono stati aperti e sono state più di 1.000.000 le pagine visitate in questi pochi mesi. Dall'8 di luglio, come sapete, si concluderà il tutto l'8 di ottobre. E qual è stata la risposta del Paese? Intanto la risposta è stata una risposta distribuita su tutto il Paese. Noi abbiamo che nella fascia di età tra i 18 e i 68 anni la risposta è stata una risposta distribuita in modo equo. Dopodiché abbiamo circa il 50% delle persone che hanno risposto che hanno una laurea e abbiamo il 24% dei partecipanti che sono impiegati, l'11% studenti, un altro 11% sono liberi professionisti e il 9% sono pensionati.
Un altro dato che credo che sia di grandissimo interesse è che la partecipazione del Paese è stata abbastanza uniforme, nel senso che abbiamo piccolissimi paesi come grandi città. Però abbiamo avuto una concentrazione sulle due grandi città, Roma e Milano, circa il 30% dei partecipanti. Un altro elemento di grandissimo interesse che dovremo tener conto, soprattutto nel futuro, è che ben il 16% dei partecipanti hanno partecipato attraverso strumenti mobili, quindi smartphone piuttosto che iPad, piuttosto che strumenti analoghi di questo genere. Questo significa che sempre di più stiamo andando nella direzione di avere un qualche cosa in mano e quindi questo credo che possa essere un elemento di interesse anche per il futuro. E come sono arrivati gli utenti alla consultazione? Il 7% hanno avuto accesso attraverso i social network, quindi un numero ancora limitato ma che certamente negli anni futuri potrà crescere. Il 10% è arrivato attraverso campagne dedicate fondamentalmente della pubblica amministrazione, Agenzia delle Entrate, INPS, ACI, INAIL, il Ministero dei Trasporti, alcuni comuni, alcune regioni. E questo dimostra come le campagne mirate hanno e possono avere una grande efficacia in questo tipo di azioni. Che cosa succederà da oggi? Domani, come diceva il Ministro, ci sarà questo spot televisivo e questa azione perdurerà nei prossimi 40 giorni. Il tutto si concluderà l'8 di ottobre, ma dopo continuerà quella che si chiama la terza fase. E nella terza fase verranno coinvolte chi? Soprattutto le scuole, 30 milioni. Sono le persone coinvolte nelle scuole, pensando agli studenti e alle loro famiglie, e le università. Con un dibattito pubblico, importante per il Paese, importante per l'educazione civica dei nostri studenti e dei nostri cittadini di domani. E quindi questo sarà un elemento centrale nella seconda parte della consultazione. Giovanna Moda ci darà qualche dato relativamente alle scuole. Io spesso ricordo l'importanza delle scuole, perché forse molti di voi sanno che per esempio sulla raccolta differenziata noi siamo rimasti per anni al 10%. Oggi il Paese ha raggiunto delle medie che sono europee, oltre il 40% nelle grandi città, in alcune città il 60%. E questo è avvenuto a fronte di una campagna nata nelle scuole, dove i nostri bambini trovavano nelle loro scuole un sacchetto giallo, un sacchetto verde e un sacchetto azzurro. E hanno imparato a scuola a riporre i loro rifiuti nei diversi sacchetti, riconoscendo la plastica dal vetro a quello che chiamiamo l'umido. E quando tornavano a casa e trovavano il sacco nero con il quale noi siamo vissuti, e hanno cominciato a dire ai loro genitori, ma guardate che, guarda papà, mamma, che a scuola si fa in modo diverso. Ecco, questo in pochissimi anni ha aiutato il Paese a cambiare verso la sua percezione verso la raccolta differenziata. Noi pensiamo che attraverso le scuole si possa fare un'azione analoga e quindi questa azione, che certamente è mirata alla consultazione, ha un obiettivo più importante relativo all'educazione civica del nostro Paese. Da ultimo, il processo innovativo di questa consultazione è un processo che ha un effetto diretto sul nostro Paese, sui nostri cittadini e credo veramente che attraverso questo passo noi avremo al termine di questo processo un Paese più consapevole di quali sono i rapporti con lo Stato, un Paese più consapevole rispetto alle riforme per le quali noi stiamo lavorando e nello stesso tempo un Paese migliore. Grazie. Grazie al professor Propumo. Do la parola subito a Massimo Sarmi, amministratore delegato delle Poste Italiane. Ringrazio Ministro, grazie per averci dato la possibilità di partecipare a questa iniziativa. Ricordo
la tua telefonata, chiara nei contenuti e motivante e stimolante. Poi essere parte, seppur non fondamentale, di questo team ci onora tutti. E poi, come si dice, come farà meno di Poste Italiane, che da 151 anni sta quindi ben da prima di tutti noi, c'è ed è parte integrante del Paese. Perché poi, alla fine, se vogliamo sapere che cosa pensano le persone, cosa pensano gli italiani, tante volte, specie nei piccoli centri, bisogna andare proprio là, dove c'è l'epicentro del pensiero. Ora, senza voler rappresentare a lungo questa realtà che tutti conosciamo, sappiamo altrettanto che può sembrare un po' strano che proprio da parte di Poste Italiane, che siamo tradizionalmente i gestori della fisicità, quindi della corrispondenza fisica, ci sia invece tanto sostegno e tanto convincimento con la comunicazione elettronica. Perché abbiamo cominciato, ed è nella sensibilità di tutti noi, proprio quella di aver compreso sin dall'inizio l'importanza di Internet, sicuramente l'Internet 2.0, di cui sono stati fatti cenni importanti e su cui è strutturato questa importante iniziativa e questi questionari. Poi noi naturalmente andiamo necessariamente anche nel trasporto degli oggetti, quindi siamo sull'Internet 3.0. Ma su questo vorrei dire che proprio avendo esaminato, ma essendomi scaricato personalmente il questionario, soprattutto devo dire sono rimasto colpito sia dalla chiarezza e dalla sintesi del primo e dalla vastità e dalla completezza del secondo, cioè quello di approfondimento, che mi sembra sia uno strumento utile che va, come accennava il ministro Profumo, al di là di questo momento, perché sono dei temi che una volta avremmo detti potevano essere parte di un corso forse di educazione civica, ma oggi su tante di queste informazioni messe con chiarezza, in maniera schematica, con la possibilità di selezionare la risposta più sentita, c'è un documento strutturato, scaricabile via web, con un glossario chiaro e naturalmente con tutti quelli che sono i passaggi che via web ci diventano e ci diventeranno sempre più familiari. In altri termini dobbiamo immaginare, almeno così me lo immagino io, un futuro in cui non saranno soltanto fasi di consultazione, ma saranno fasi ancora più impegnative, saranno fasi decisionali. Ma colpito in particolare negli ultimi mesi a questo titolo, se non ho mal compreso, alcuni assunti dell'ultimo G8, in cui i paesi iscritti al G8 hanno deciso di scambiarsi dati riguardanti i propri cittadini, dati riguardanti il proprio ordinamento, per non andare poi al di là anche informazioni che riguardano ambiti come per esempio quello della salute, e proprio per poter trarre da questi tipi di conoscenza degli scambi utili. Mi viene da dire, non dovrei dirlo io, ma lo sento come cittadino, sono strumenti propri della democrazia proprio questi che già oggi vengono a sostanziarsi anche nella interazione fra paesi, avendo delle date, dei programmi e dei progetti che io vedo che con iniziative come questa, che diventano veramente uno strumento che sarà riutilizzato chissà quante volte, ma auspico proprio venga trasformato e trasferito poi in una fase decisionale di responsabilità e impegnativa ancora di più in maniera cogente per le opinioni che verranno ad essere rappresentate. Peraltro abbiamo tutti la consapevolezza, parlo sempre come persona di Poste Italiane, di quanto la rete possa essere utilizzata anche in maniera un po' superficiale, uno strumento potentissimo che se non ben visto con alcune attenzioni, alcune conoscenze di base può addirittura dare delle informazioni non proprie. In questo senso, e ritorno a Poste Italiane, questa sorta di digital divide culturale è ancora c'è, è possibile che sia destinato a rimanere ancora per qualche tempo e quindi ci sentiamo in questo nostro ruolo un po' come uno strumento, speriamo utile, proprio per andare a combinare questi aspetti di conoscenza di uso della rete, ma anche di indirizzo alle attenzioni e alle modalità con cui valorizzare la stessa.
Faccio un esempio banale, tempo addietro ai nostri pensionati è stata presentata la possibilità di scaricare il CUD per la denuncia dei redditi in termini elettronici, beh, alla fine 2 milioni di persone sono venute da Poste Italiane a chiedere aiuto o assistenza, il che è indice di una realtà di cui ovviamente, seppur nella dinamica rapidissima con cui si sta evolvendo tutti verso la comunicazione elettronica, però è una realtà di cui dobbiamo tener conto. E quindi in questo senso, con la nostra presenza fisica, pensate che ogni giorno più di 1 milione di persone entra negli uffici postali, non tutti assieme, magari i giorni delle pensioni un po' di più, altri giorni in maniera più distribuita e colloquiale, e senza dimenticare poi 40.000 portalettere di cui più della metà sono equipaggiati con i tablet di cui parlava il Ministro Profumo, quindi sono in grado di fare anche un aiuto, come si dice, a domicilio presso le case delle persone per laddove fosse necessario inserire dei dati o accedere al web. In tutto questo, neanche a dire, grande entusiasmo, spero che il Ministro Quagliariello ci dia degli incarichi sempre più impegnativi in questo senso, e veramente complimenti per la rapidità, la chiarezza con cui è stato costruito questo lavoro e veramente l'efficacia con cui ci si sta predisponendo dopo la prima fase alle due ancora più importanti che sono state previste. Grazie. Il Presidente del Formez, della Pubblica Amministrazione, Carlo Flammer, ci dirà come si è arrivati a quel dato sorprendente di partecipazione da parte di impiegati e qual è stato il contributo specifico che la Pubblica Amministrazione ha dato. Io torno a ringraziarlo assieme al Ministro D'Alia. Io invece volevo cogliere l'occasione per ringraziarti personalmente come Formez, ma anche a nome del Ministro, perché ci hai dato l'opportunità di intervenire su uno di quelli che sono i nervi scoperti dell'amministrazione pubblica, la difficoltà a comunicare, spesso a comunicare in modo integrato. E attraverso questa azione, in cui noi abbiamo messo chiaramente a disposizione la rete di Linea Amica, la rete creata per i cittadini, non per le amministrazioni, ma per assisterli in tutti i percorsi di contatto con l'amministrazione pubblica. È una rete a cui aderiscono 1.200 amministrazioni, tutte le principali, che fa 60 milioni di contatti diretti con i cittadini ogni anno. Purtroppo però questo percorso non è ancora completato, la comunicazione non è omogenea. Questa occasione è stata l'occasione per cui far vedere che lo stesso banner, lo stesso tipo di comunicazione cominciava a circolare tra i siti dall'Agenzia delle Entrate all'INPS, là c'è quelli che ha citato il Ministro Profumo, che chiaramente hanno il maggior numero di contatti, ma in tanti comuni, in tante regioni, in tante aziende sanitarie, nelle università, e in una rete che piano piano, e adesso grazie anche al supporto chiaramente del canale televisivo, perché questo lavoro è stato fatto durante i mesi di luglio ed agosto e senza una promozione pubblica. Ora da domani ripartirà un lavoro di dettaglio, perché noi ci aspettiamo che tutte le regioni, non una parte, tutti i comuni capoluogo, tutte aderiscano a questa fase ulteriore, dando un segno di come la comunicazione, il modo di parlare con i cittadini e di avere la loro partecipazione vera, lo stesso sforzo che noi facciamo col portale degli Open Data, che facciamo per rendere questa partecipazione online, ma per chi non è in grado di utilizzare gli strumenti anche telefonicamente, perché c'è un numero verde che li aiuta, li assiste su come possono comunque in ogni caso arrivare a compilare il questionario. E questo è fondamentale. Vorrei dire che una soddisfazione è stata vedere anche i risultati dei webinar, i seminari via web che intensificheremo da domani, hanno visto discussioni anche molto nel merito approfondite, e ora in questa terza fase uno strumento che quotidianamente sarà a disposizione, perché chi ritiene voglia approfondire prima di dare il proprio messaggio alcuni temi lo possa fare
apertamente. E perché è stato importante, e ritengo che i risultati a cui dobbiamo ambire, giustamente mostrava soddisfazione il ministro Quagliariello, ma vorremmo che la partecipazione dei cittadini, dell'amministrazione pubblica, fosse ancora più importante, ancora più completa, perché stiamo trattando del tema del futuro del nostro Paese. Cioè poter sentire non un sondaggio, non raccolto in via così, ma con le regole, con la trasparenza che profumo che Francesco è stato in grado di dare a questo sistema, poter sentire veramente cosa si pensa delle materie concorrenti, per citarne una, fra regioni e Stato, è il futuro del Paese, è la decisione sul futuro. Sul turismo ci ha creato questo dei problemi? Sentiamo cosa pensa il cittadino, cosa pensa se una parte dell'erosione di questa quota può essere dipesa dal fatto che abbiamo affidato la materia esclusiva alle regioni. E così su tanti temi. È il momento fondamentale, quindi che l'amministrazione pubblica continui, integri questo sforzo di comunicazione e di coinvolgimento chiaramente della massa dei funzionari pubblici, dirigenti pubblici, dipendenti pubblici, che sono una parte consistente anche della vita del Paese, ma soprattutto che si rivolga a supportare in ogni luogo pubblico in questo mese questa riflessione su quanto sia fondamentale questo passaggio, che chiaramente spetterà al Governo, al Parlamento, soprattutto nelle sue decisioni, ma dove avere la profonda consapevolezza, una partecipazione vera, una vera e-democracy da parte dei cittadini è fondamentale. Quindi un'amministrazione pubblica in grado di comunicare in modo compatto, comune, come ha saputo fare tante volte nei momenti di emergenza, come sa fare nei momenti di grande difficoltà del Paese, è sicuramente una chiave di successo per questa terza fase, che poi è quella decisiva della consultazione. Grazie Ministro. Grazie a Carlo. Giovanna Boda, direttore del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ci dice le iniziative che proprio da questi giorni invece coinvolgeranno il mondo degli studenti e delle loro famiglie. Allora, sì, il nostro ministro ha subito aderito con grande disponibilità e convinzione a questo progetto, perché per la prima volta noi destiniamo alle scuole secondarie di secondo grado un percorso specifico rispetto al programma Partecipa. Quindi noi con l'apertura dell'anno scolastico invieremo una circolare specifica a tutte le scuole a firma del Ministro, in cui chiederemo di partecipare non solo alla consultazione, ma di far diventare questa consultazione un momento di formazione e di partecipazione per avvicinare le nuove generazioni ai temi costituzionali. E in questo ringraziamo tutti i soggetti qui che oggi partecipano, perché in tempi brevissimi siamo riusciti a creare dei materiali didattici specifici sul portale per le scuole, destinata alle scuole, racconta la Costituzione e, come posso dirvi, partire dall'excursus storico fino ad arrivare alle riforme costituzionali, un tema che se no rispetto ai giovani rimaneva ostico e lontano. Invece attraverso questi materiali specifici che noi favoriremo, diciamo, in tutte le scuole, naturalmente le scuole secondarie di secondo grado sono quelle coinvolte più attivamente data l'età dei ragazzi, però tutti gli insegnanti saranno chiamati a partecipare anche mandando i loro progetti didattici sulla Costituzione. E ci proponiamo due tappe fondamentali. Una è quella del coinvolgimento delle consulte provinciali degli studenti, che sono organismi di rappresentanza studentesca territoriali, che il 1 ottobre consegneranno al Ministro Quagliariello e al Ministro Carrozza un documento con tutte le loro proposte rispetto a questo tema, e favoriranno direttamente, quindi senza filtri, ma attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, degli studenti, il coinvolgimento dei propri compagni a scuola attraverso una mobilitazione nelle diverse classi, quindi a seconda dell'età e soprattutto nel triennio delle scuole secondarie superiori.
L'altro obiettivo fondamentale è quello di portare i temi della Costituzione alle nuove generazioni, quindi attraverso l'accesso facilitato trovare già dei materiali esplicativi, ma poi discutere la Costituzione a scuola e quindi le riforme costituzionali che sappiamo tante volte sentite calate dall'alto e cercarle diventare un patrimonio anche dei giovani. Poi il 1° ottobre noi ci proponiamo in tutte le scuole di mobilitare insegnanti, genitori, anche i nonni, ce ne siamo proposti anche questo, per proprio avviare un confronto generazionale sul tema della Costituzione. È un po' la prima volta che ci proponiamo in modo specifico di portare una consultazione così vasta a ragazzi così giovani, però sappiamo che il veicolo internet è uno degli strumenti privilegiati e preferiti dai ragazzi e quindi già nella prima riunione che abbiamo fatto con i presidenti delle consulte l'adesione è stata molto, molto alta. Ammetteremo poi online tutto quello che succederà nelle scuole, quindi scuole aperte alla partecipazione, facendo diventare proprio un momento anche di rilancio degli organi di rappresentanza, che sono poi una forma di partecipazione democratica alla vita della scuola, perché sapete che nei mesi autunnali ci sono anche le elezioni dei rappresentanti dei genitori, degli studenti nei diversi livelli territoriali e quindi vorremmo far capire che la nostra Costituzione si vive ogni giorno anche rispetto proprio a chi verrà eletto come rappresentante nei diversi organi collegiali a diversi livelli territoriali. Quindi fare una forma di percorso guidato alla partecipazione partendo proprio dalla Costituzione e arrivando poi nella vita quotidiana della scuola. Se poi ci sono altre domande di approfondimento, le nostre tappe sono la circolare adesso che verrà mandata alle scuole con l'apertura dell'anno scolastico e il lavoro che verrà fatto a livello territoriale fino al 1° ottobre, data in cui in un'occasione pubblica i presidenti delle consulte consegneranno ai ministri il lavoro fatto in tutta Italia, perché le consulte sono una per ogni provincia, no? E quindi in qualche modo i ragazzi che verranno qui porteranno la voce un po' di tutta l'Italia. Grazie. Grazie Giovanna. Do la parola a Michele Kettermeier, direttore generale della Fondazione AREF. Buongiorno a tutti e grazie al Ministro per averci dato la possibilità di partecipare a questo progetto che è davvero interessante, è davvero, come diceva lei Ministro, pionieristico. È così pionieristico che io alcuni giorni fa mi sono imbattuto in una lettura di un libro che non ho né sul comodino né sulla scrivania, che sono le leggi di Platone. Però era interessante la storia, perché 2400 anni fa Platone e due amici si trovano sull'isola di Creta, insieme fanno questo percorso di alcune giornate e uno di questi due amici ha avuto il compito dal governatore di Cnosso di costruire una nuova colonia. E non sapeva assolutamente come fare, perché non c'erano gli organi decisionali, non c'era una democrazia rappresentativa, non aveva nessuno strumento per impiantare la colonia, per poter iniziare a costruire delle leggi e così via. Io credo che ci troviamo nello stesso momento. Si parla tanto di democrazia partecipata, di democrazia attiva, di democrazia liquida, ci sono tante nomi. Sono tutti strumenti che io credo siano utili per la democrazia rappresentativa, sono un'opportunità in più che devono essere colti dalla democrazia istituzionale, dalla democrazia rappresentativa. E questo progetto prova a farlo introducendo un metodo, introducendo la legalità, la trasparenza, le garanzie, come diceva lei prima Ministro. Sono tutti strumenti che troverete a partire da questo giorno sul portale. Sono strumenti che iniziamo a chiamare media civici, che hanno qualcosa di diverso dai social network che siamo abituati a vedere e a leggere, che sono i Facebook, i Twitter, gli YouTube della situazione. Non sono né meglio né peggio, sono solo diversi perché introducono il concetto di responsabilità nel produrre informazione, introducono il concetto di legalità, di trasparenza, di accuratezza, introducono un metodo
che Facebook, Twitter e gli altri strumenti sociali tendenzialmente non hanno, perché sono costruiti a livello imprenditoriale, quindi non hanno fine ultimo di costruire comunità, di costruire partecipazione, di costruire democrazia. Hanno un altro scopo, che è quello di far soldi, che è molto legittimo, che però è diverso da quello che ci proponiamo e che si propone il Ministro in queste consultazioni pubbliche online. Quindi nei prossimi giorni ci saranno alcuni strumenti che chiamiamo appunto media civici che potrete utilizzare. Ci sarà uno strumento che si chiama Civici, per cui noi tutti, la comunità, potremo andare sul portale e votare le proposte che sono state inserite dalle persone. Potremo giudicarle, potremo commentarle. Ci sarà un forum che sarà uno strumento messo a disposizione per discutere e confrontarsi sul metodo, il metodo usato da Fondazione Ares, dal Ministero, da tutti gli altri soggetti che hanno partecipato. È un metodo interessante, si poteva fare sicuramente meglio. C'è qualcuno che vuol contribuire a portare delle migliorie, delle variazioni? Ci sarà lo strumento del fact-checking. Lo strumento del fact-checking è uno strumento che tenta di riportare la discussione non tanto sulle opinioni, ma piuttosto sulle notizie e i fatti documentati. Quindi continuiamo a avere le opinioni, ma vediamo e diamo un po' di risalto e voce di nuovo alla discussione documentata con dei documentata con dei documenti che siano però veri, soprattutto a livello di dati, di informazioni. Per questo è importantissimo anche il ruolo di Istat. Avremo altri strumenti, io non li ho neanche presentati perché sarebbe bello che le persone, grazie alla comunicazione e informazioni di questo tipo, passino e siate voi stessi a provarli. Sono a disposizione, speriamo che i numeri ci diano conforto. Grazie. Grazie, ora gli ultimi due interventi che sono molto importanti per comprendere lo sforzo intergenerazionale che abbiamo fatto in questa iniziativa, cioè veramente di non dimenticare nessuna delle generazioni che compongono la comunità che si chiama appunto Paese. Do innanzitutto la parola a Elisa Morelli, che è la responsabile della comunicazione e marketing sociale della Fondazione Mondo Digitale. Grazie, buongiorno a tutti e un sentito grazie da parte di tutto lo staff della Fondazione per averci coinvolto in questa entusiasmante esperienza. Dico entusiasmante perché abbiamo percepito un forte entusiasmo da parte delle tantissime scuole e dei centri anziani che abbiamo coinvolto, molti dei quali sono anche qui con noi oggi in platea ad ascoltarci. E per chi già non ci conosce, la Fondazione Mondo Digitale è una struttura non profit con sede a Roma che si occupa proprio di una società democratica della conoscenza, ovvero dell'inclusione sociale e digitale di tutte quelle fasce di popolazione che non hanno facile accesso alle tecnologie. Lavoriamo molto con gli over 60 in tutte le regioni d'Italia ed anche a livello europeo, con gli immigrati e i rifugiati politici, con le persone con disabilità. Lavoriamo principalmente con i giovani, ovvero i giovani sono un po' i protagonisti indiscussi di tutte le iniziative che noi facciamo. E uno dei progetti di punta per cui siamo riconosciuti ormai a livello nazionale ed anche europeo è proprio Nonni su Internet, che utilizza un metodo, un modello di apprendimento intergenerazionale, di solidarietà intergenerazionale, dove c'è proprio uno scambio tra giovani e anziani. Questo modello funziona così: gli studenti delle scuole aprono le porte ai cittadini e insegnano agli over 60 gratuitamente ad utilizzare le nuove tecnologie. Abbiamo fatto 11 edizioni di questa iniziativa e diplomato oltre 19.000 anziani in tutta Italia. Sicuramente è un progetto che, oltre a combattere il digital divide, consente anche ai giovani, ha una forte valenza educativa per i giovani che per la prima volta si mettono dall'altro lato della cattedra, imparano appunto la responsabilità sociale, cosa vuol dire comunicare e insegnare. Questo modello lo abbiamo applicato a questa iniziativa e abbiamo aperto i centri anziani. Fino ad oggi ne abbiamo già coinvolti 70 e stiamo per coinvolgere oltre 100 scuole su tutto il territorio nazionale. Che cosa è successo? I cosiddetti summer camp, ovvero a luglio i centri anziani hanno aperto le porte
agli iscritti ai loro centri, ma anche ai cittadini del quartiere che di passaggio si sono fermati presso i centri e con l'aiuto dei volontari della conoscenza, che è una rete di giovani volontari estesa a livello nazionale che promuoviamo, hanno compilato il questionario e si sono avvicinati a queste tematiche, hanno potuto dire la loro in qualche modo. E qui vedete appunto alcune immagini dei summer camp che abbiamo svolto a luglio. Adesso invece tra settembre e ottobre apriremo le porte ai cittadini con le scuole, cioè oltre 100 scuole inviteranno le loro famiglie, i genitori, i nonni, ma anche i cittadini di passaggio a fare una mini lezione di nonni su internet e a compilare il questionario. Sarà appunto ovviamente anche un'occasione per conoscere quello che è il nostro modello di apprendimento intergenerazionale. Che dire, noi siamo davvero entusiasti di questa iniziativa e speriamo di arrivare a numeri molto alti come già è successo. E spendo solo pochi secondi per ringraziare i centri sociali anziani che vediamo qui seduti con noi, ve li leggo, sono un po': Castro Pretorio Sallustiano, Casa delle Culture e delle Generazioni, Esquilino San Quintino, il Centro Sociale Serpentara, Cinquina, Salvo d'Acquisto, Cinecittà Est, Villa Lais, Villaggio Olimpico e Pullino, che insomma ci hanno tenuto ad essere qui con noi oggi perché sono anche loro protagonisti. Ecco. E infine la parola al presidente di Italia Camp, Fabrizio San Marco, che sarà con la sua struttura protagonista della terza fase. Vorrei cogliere l'occasione soprattutto per ringraziare il presidente onorario di Italia Camp, Gianni Letta, che ci ha fatto la sorpresa oggi di essere qui con noi. Grazie di cuore. Consentitemi di cominciare con una nota del tutto personale, perché oggi per noi è una giornata abbastanza importante, molto importante, perché credo che sia l'esempio più tangibile di come molte volte il coronamento di alcuni percorsi di educazione civica, in questo caso trovano un proprio completamento, perché noi abbiamo cominciato un percorso di educazione civica con il professor Quagliariello all'università. All'epoca appunto ci parlava di quanto fosse importante mantenere il contatto tra la comunità delle persone, le istituzioni. E oggi, a distanza di qualche anno, forse non tanti, abbiamo l'onore di ritrovarci qui in veste appunto di ministro e noi in questo caso di cittadini, coinvolti attivamente in questo processo di consultazione. Proverò anche ad avere una formula diversa di esposizione del coinvolgimento Italia Camp, proprio perché tanto autorevoli gli interventi di chi mi ha preceduto, quindi utilizzerò due tweet. Ho scritto due tweet, 140 caratteri per la prima idea e 140 caratteri per la seconda idea. Il primo tweet recita in questa maniera: partecipa.gov, la più grande consultazione pubblica in Europa, dalla protesta alla proposta, hashtag, quindi la nostra parola chiave, è innovazione sociale. Noi siamo particolarmente orgogliosi di prendere parte a questa consultazione perché crediamo che sia un esempio concreto di innovazione sociale, cioè un'innovazione che dalla tecnologia passa a coinvolgere attivamente le persone, grazie alla rete. Quindi questa rete non sarà più considerata uno strumento pericoloso, ma invece verrà considerata uno strumento abilitante per poter esprimere le proprie idee e le proprie opinioni. Quindi grossa partecipazione, ci aspettiamo anche noi, lanceremo una grande call for ideas per le riforme, che sarà rivolta al mondo delle università, consorziate con Italia Camp. Ad oggi sono più di 80 le università partner di Italia Camp e più di un milione delle persone che fanno parte della nostra comunità. Quindi la nostra call for ideas verrà orientata utilizzando i risultati della prima, della seconda fase della consultazione, nonché la relazione dei saggi, e su questa appunto relazione dei saggi proveremo a trovare quelle che sono le proposte migliori descritte in 5.000 caratteri. Il secondo tweet, invece scritto in questa maniera: hashtag ministro Quagliariello, dalla rete tecnologica alla comunità delle persone, primo barcamp per le riforme. È importante anche in questo caso inserire una novità, la novità è rappresentata da questa metodologia di confronto che è il barcamp, una metodologia di confronto del tutto informale, proprio perché invita chi ha scritto qualcosa sulla rete a presentarsi nel reale, ad avere 5 minuti di tempo per poter sintetizzare la propria idea.
Quindi le migliori idee che verranno selezionate dalla rete e le migliori persone che presenteranno i propri progetti verranno coinvolti in questo primo barcamp per le riforme che organizzeremo in un contesto universitario, alla presenza naturalmente del Ministro, associando ad un'idea, ad un progetto, anche un volto, una storia. E quindi la combinazione poliedrica di quello che è effettivamente il mondo del reale si incontra con il mondo del virtuale, e in questo caso il barcamp non sarà solamente rivolto ai rappresentanti dell'università, ma coinvolgerà anche i rappresentanti delle imprese, dei think tank partitici del nostro paese e anche delle altre organizzazioni e associazioni culturali. Quindi il nostro obiettivo è quello di poter coinvolgere attivamente tutto quello che ad oggi sembra etereo, sembra virtuale, dargli un volto, dargli una forma e confrontarsi affinché poi effettivamente si possa invertire la tendenza su quelle che possono essere considerate molte volte delle disinformazioni, che invece possono essere dei importanti contributi allo sviluppo anche dell'innovazione costituzionale del nostro Paese. Grazie. Grazie a tutti i partecipanti. Il senso anche di questa conferenza stampa così partecipata, che però abbiamo tenuto esattamente nel tempo di un'ora, è quello di mostrare quando lo Stato fa squadra, si riesce anche a non inseguire, ma a essere un passo in avanti. E credo che questo è il messaggio che oggi tutti insieme abbiamo voluto dare. Ovviamente siamo a disposizione delle domande dei giornalisti se ci sono, se non siamo stati, diciamo, esaustivi. C'è una mano? Prego. Io la ringrazio di questa domanda, tra l'altro è una critica specifica che il vostro giornale ha formulato alla consultazione, ovviamente non l'unica, e come critica è stata assai ben accolta. Il problema è questo: noi abbiamo sottoposto il questionario, anzi i ragazzi e il mio collaboratore Giuseppe Della Pietra, che non ho ringraziato fino ad ora ma che è stato la vera anima di questa iniziativa, abbiamo sottoposto il questionario a degli stress test utilizzando costituzionalisti e di tutte quante le tendenze, sia politiche che di tutte quante le scuole. E abbiamo poi tenuto solo quelle domande sulle quali non c'erano elementi di ambiguità possibili. Il campo dei sistemi elettorali, come lei sa, è un campo nel quale invece le ambiguità sono molte ed è molto difficile formulare una sintesi chiara o avere una indicazione chiara. Tenga conto che il nostro attuale sistema, dalla politologia, viene considerato un sistema proporzionale, anche se corretto da un premio di maggioranza, ma per la grande massa dei cittadini invece un sistema ultramaggioritario. Allora, in questo senso, lei comprende quale è la difficoltà a riportare all'interno appunto di un percorso del genere questa materia. Le potrei fare tantissimi altri esempi. Pensi semplicemente al sistema del doppio turno. Una cosa è se c'è un passaggio al secondo turno soltanto dei due primi candidati, altra cosa è se c'è invece, come in Francia, una soglia
E questa soglia cambia completamente il sistema, perché se una soglia al 5% è una cosa, se all'11 è un'altra, se al 20 è un'altra ancora. Tutto questo, purtroppo, era difficilissimo da riportare all'interno, rimanendo all'interno di quei criteri di trasparenza, chiarezza e diciamo, precisione che abbiamo assolutamente voluto mantenere per evitare che ci fosse qualsiasi ambiguità su questa iniziativa e qualsiasi possibile critica di orientamento politico. Tant'è che critiche come queste ne abbiamo avute, ma nessuno, devo dire, nessuno degli esperti ha potuto dire invece che c'era tendenziosità nelle domande che sono state poste. Questa è un'opinione, insomma, forse se vede i questionari può trovare il modo di esprimerla attraverso quelle domande e ovviamente come tale peserà. Non c'è dubbio che comunque questa è una cosa sulla quale tutti quanti conveniamo, la sovranità popolare è il nucleo duro e diciamo intangibile di qualsiasi democrazia e quindi bisogna prestare molta attenzione alle tematiche che lei ha esposto, anche se appunto poi gli ha dato diciamo un'interpretazione di parte. Altre domande? No, tutto chiaro, allora credo che possiamo chiudere qui. Vi ringrazio.